Choose your player. Mario! Ciao a tutti ragazzi, sono Gonks e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Fortnite Battle Royale. Circa un'oretta fa, forse 45 minuti fa, è uscito il nuovissimo aggiornamento di Fortnite. Indovinate un po', abbiamo la nuova arma, abbiamo la balestra. È tutta dorata e rosa cupido, proprio per l'evento di San Valentino ovviamente. L'ho provata prima, sono riuscito a trovarla mentre stavo cazzeggiando un pochino, neanche mi ero accorto che ci fosse la balestra e ovviamente non stavo registrando purtroppo, quindi ho deciso di fare un video apposito sulla balestra che uscirà esattamente proprio stasera, facendo scalare i video di un giorno, ma nessun problema perché riuscirò a trovarla assolutamente. Allora, vediamo un pochino. La balestra ha munizioni infinite, 5 ricariche di colpi, quindi ogni volta che sparerei 5 frecce dovrei ricaricare. Molto meglio il fucile a cecchino. Ha più o meno lo stesso mirino, un po' più lontano ovviamente, non così tanto zoomato diciamo, e le frecce curvano tantissimo. Allora, perché dobbiamo perdere tempo a parlare? Entriamo subito in partita e vediamo di trovare la balestra. Ok ragazzi, eccoci qua, mi sono già lanciato e decido di andarmi verso il rifugio ritirato perché comunque è abbastanza lontano, non dovrebbe andarci praticamente nessuno diciamo. Molta gente si concentrerà a pinacoli pendenti, magazzino muffito, corso commercio o comunque salti sprint. Quindi qua dietro al rifugio ritirato non dovrebbe andarci, diciamo, più o meno nessuno. È un po' lontano, lo so. Solitamente la zona che unendosi al centro dovremmo essere un po' lontani e dovremmo correre un pochino. Però ci sono un bel po' di posti qua dove si può lootare tranquillamente. Intanto mi sono messo tantissimo con il paracadute. Meglio scendere un po' in picchiata così arriviamo alla torre e poi ci spostiamo alla casa gigantesca. Allora, dovrei arrivare giusto ai piedi della torre. Speriamo di sì. Intanto mi controllo un po' indietro. Non dovrebbe esserci neanche nessuno qua, appunto, come previsto. Ok, allora, la balestra è blu, quindi la si può trovare molto tranquillamente, molto facilmente anche in terra. Allora, vediamo subito se siamo fortunati. C'è già qualcuno qua sopra? Sì, c'è già qualcuno, ragazzi. L'ho colpita. O ti lanci o muori. Muori così, brava. No, aspettate. Non ci credo, maledetta. No, è scesa da là sopra. È riuscita a salvarsi. Sì, non ho visto nessuno morire per caduta. No. Dov'è finita adesso? Aveva pochissima vita, non può essersi curata, non può aver fatto nulla. Meglio muovermi e andare verso la casa. Oh, siamo anche vicino alla zona oltretutto, quindi perfetto. Eccola, eccola. Gli ho tolto lo scudo. Uccisa. Guarda cosa tutto aveva questa qua. Oh mio Dio, dammi tutto, non ti serve più niente, tanto sei morta, mi dispiace. Il cespuglio per il momento lo tengo, non lo butto. Vediamo un pochino, magari ci può servire, non si sa mai. Allora, corriamo subito verso la casa enorme. Siamo veramente vicino alla zona, io pensavo di dover correre tantissimo. Ok, vedo qualcosa in terra. Munizioni, vediamo se sento delle casse. C'è un fucile a pompa sopra di me. Questo non mi serve, questo non mi serve. Le munizioni le prendo, queste munizioni le prendo. Altre munizioni ovunque, pieno di munizioni in questo posto, mamma mia. Allora, c'è qualcosa qua dietro l'alce. Spero di trovare la balestra, sinceramente. Ce la devo fare. Il Gatling, dai. La nuova arma è la balestra adesso, non il Gatling. Non puoi prendere tu la posizione della balestra. È molto più bella di te, mi dispiace. Però comunque ti prendo lo stesso perché mi serve. Allora, butto il cespuglio, entriamo qua dentro, spacchiamo i muri. Di qua non mi serve nulla. Ce la farò a trovare la balestra? Fatemi bere questo scudo così posso prendere le bende. Così almeno abbiamo un po' di cure, eh. Questo lo butto, mi tengo questo qui. Mi prendo i proiettili del fucile da pompa. Qua sotto c'era la pistola, ma non mi interessa la pistola. Dai, mi serve la balestra. Lo ripeto un'altra volta, fammi trovare la balestra. Allora, in queste casette solitamente qualcosa la si può trovare. Abbiamo 30 secondi prima che la zona si chiuda. Siamo anche abbastanza vicini, quindi non abbiamo problemi di nessun genere. Qua dentro sicuramente... Oh mio Dio, guardatela. Guardatela, l'ho trovata, era lì in terra. E poi oltretutto, come vi stavo dicendo, forse ve l'ho già accennato nell'intro, ha munizioni infinite, guardate, io posso sparare, sparare un'altra volta, guardate il mirino, sparare ancora, fa esplodere i cuori, guardate. Dopo che ne sparo 5, ricarica in automatico, guardate qua in basso al centro, munizioni infinite. È stupendo, è stupendo, è stupendo. Ok, mi raccolgo subito questi proiettili qui
E me ne vado subito verso la zona. Allora, non ho bisogno di altro. No, sono completamente equipaggiato. Da lontano ho la balestra, da vicino ho il fucile a pompa. Poi, ovviamente, c'ho il mio super fucile d'assalto blu e il Gatling epico. Bellissimo, sono veramente equipaggiato bene. Un fucile a cecchino forse mi sarebbe andato meglio del Gatling, però comunque abbiamo 132 proiettili e chi se ne frega, distruggo tutto, demolisco tutto. Ok, con questo corro troppo lento, quindi mi metto la balestra o comunque un fucile d'assalto, perché comunque mi serve essere pronto a sparare. Vediamo, lì non c'è nulla. Mi serve qualcuno da sparare con la balestra, perché come vi ho già fatto vedere, forse sparando fa esplodere i cuori. Guardate, che figata. Si vede che è di San Valentino, vero? Sicuramente l'hanno fatto in tema Cupido. Allora, vediamo qua dentro se c'è qualcosa. Munizioni, un altro scudo. Lo scudo lo prendo al posto delle bende. Per il momento non lo voglio sprecare. Sprecare 25 di scudo un po' mi scoccia. Però comunque, boh, dai, sì, ci sta al posto delle bende prendere lo scudo. Magari ne trovo un altro, le metto uno sopra l'altro. E come trovo uno scudino, uno slurp, non lo so, uso quello. Allora, serve qualcuno da colpire. Vado verso Tomato Town, verso il ponte che c'è lì soprattutto. E vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Passo da sopra questa montagna. Perché nel sotterraneo non so se ve l'ho già fatto vedere in qualche video, ma c'è un loot segreto. Forse ve l'ho fatto vedere un po' di tempo fa, non si sa mai. Sempre meglio farvelo rivedere. Magari qualcuno è arrivato da poco e non l'ha ancora visto. Allora, vediamo. Qua dentro c'è qualcosa di interessante. Gli scudini. A questo punto, sì, mi conviene bere. No, devo bere prima questo. Ok, ci siamo. Ho tutto lo scudo e ho anche gli scudini piccoli. Perfetto. Me li ha presi, sì. Ho bisogno di materiali. A questo non ci stavo assolutamente pensando. Forse è il caso di farne un pochino perché dovrò uccidere player per trovarne altri se non ne farmo io. Ok, non facciamo tanto casino. Quindi quest'albero non lo spacco. Gli lascio 50 di vita solo. Ok, così nessuno mi vede. Lo stesso per queste rocce, forse. Anzi, no, le rocce sono abbastanza in basso. Dovrei riuscire a non farmi beccare dagli altri. Spero che nessuno abbia fucile da cecchino. Sinceramente, qualcuno ha già lootato quel posto. Ho 200 di legna, 170 di mattoni. Ecco qua uno slurp. Lo prendo, me lo bevo. Ovviamente, meglio non lasciare niente che può avvantaggiare i nemici in giro per la mappa. Qua, visto che siamo in uno spazio stretto, giro con il fucile a pompa. Voglio riuscire assolutamente a colpire un nemico con la balestra. Qua c'è una boogie bomb. Non mi serve nulla. Qua hanno già lootato. E questo è il posto segreto. Davanti a questa macchina, tu spacchi il muro e ti trovi nel posto segreto. Allora, vediamo da questa parte. La zona si chiude verso destra, quindi verso ovest. Vediamo un pochino quanto è piccola. Forse è il caso di iniziare ad avvicinarci vicino al fiume, o comunque salire sopra la montagna e controllare dall'alto. Non ha un range molto alto questa balestra, purtroppo, perché comunque, come vedete, il colpo sparisce molto molto velocemente, prima ancora di toccare quella chioma degli alberi. Non è che ci va attraverso, no, proprio non la tocca. In più, non è possibile distruggere con la balestra gli alberi o le costruzioni, non so. Non è possibile distruggere nulla, perché comunque ovviamente le frecce sono in legno e non faranno così tanto danno. Allora mi metto a guardare da quella casetta vicino al lago. Vediamo un pochino se trovo qualcuno. Prima di tutto mi faccio un altro po' di legna. Spero di non trovarmi nessuno dietro, sinceramente. Controlliamo anche in magazzino Muffiti. Continuo a non vedere nessuno. Ho 300 di legna, sono ancora pochi. Giro con il fucile a pompa ancora. Anzi, forse è meglio con il fucile d'assalto. Ok, andiamo avanti. 20 persone rimanenti. Io sono praticamente al centro. Sicuramente la gente verrà praticamente tutta qui. A proposito, voglio vedere dove sarà la prossima zona, quindi devo aspettare, mi devo nascondere e vedere dove sarà. Siamo più o meno al centro, dovremmo riuscire a spostarci ovunque. Mi sono dimenticato di non distruggere l'albero, magari ho attirato l'attenzione di qualcuno. Facciamo che entro dentro questa casa, aspetto che la zona si chiuda, così vedo se qualcuno si avvicina. Mi prendo le munizioni. Non c'è nessuno che ha avuto la mia stessa idea, vero? No? Ok, sento spari. Proviamo a controllare qualcosa con la balestra. Intanto qua mi libero di tutta questa cosa che c'è. Spacco tutto, mi metto una pedana qua e una pedana qua, in modo da poter controllare tranquillamente tutto quello che mi circonda. Allora, non vedo nessuno. Neanche da qua sopra. Facciamo che questa la edito, la metto così. E lo stesso anche questa, in modo da potermi tranquillamente muovere all'interno della casa. Un piccolo saltino, non è un problema per nessuno, siamo a posto così. Quindi posso aprire le porte tranquillamente. La freccia può passare attraverso la finestrella della porta. Benissimo, c'è un airdrop qua vicino, non so sinceramente da dove. Proviamo ad uscire a guardare. Non lo vedo. C'è qualcuno? C'è qualcuno qua vicino, molto vicino.
No, 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 non mi deve far uccidere, non mi devo far uccidere assolutamente. Ragazzi, non ce l'ho fatta neanche a sparare qualcuno con la balestra.